questa è una canadese, Alicia Brown. Incomincerà primo salto, eseguirà uno Yurchenko. Anche le canadesi, come del resto i paesi occidentali e comunque diciamo in America si sfrutta molto l'esperienza diciamo dei tecnici di origine russa o comunque dell'est europeo. Quindi anche queste nazionali hanno potuto diciamo, aggiornarsi nel tempo attraverso una sorta di diaspora che c'è stata verso queste terre di una innumerevole quantità di tecnici provenienti appunto... Questo atletico del campione rumeno... diciamo che in questa situazione non ci si può sentire secondi certamente. No. No. Per cui si è di fronte a veramente un grandissimo atleta di grandissima levatura tecnica. Diciamo che degli atleti che seguiranno in questa finale, questo ovviamente Urzica era lo scoglio più impegnativo, abbiamo speranze che Alberto mantenga la posizione, tanto ecco, migliore questo, l'esecuzione questo del tipo di salto che abbiamo visto dalla ginnasta canadese è simile a quanto fatto vedere dalla brasiliana, soltanto che la brasiliana aveva una mezza rotazione nella seconda parte del volo. Poteva sembrare quasi che quello fosse più semplice di quanto abbiamo visto adesso. Differentemente l'altro era più complicato appunto nel dover avere questa rotazione, questa mezza rotazione in più nella rotazione che la canadese ha portato in piedi facendo il salto avanti. Quindi molte volte ripeto lo stavo 6-8 ore di lavoro al giorno.